Bentornati su Skyrim. Porca puttana, non ci credo! Ah, per quello che ho detto, Natale Dio mi odierà quest'anno. Ragazzi, mi dispiace veramente tanto iniziare un video in questo modo, ma purtroppo ho messo tante mod all'interno del gioco, ho commentato per mezz'ora fino ad ora e bam, crashato tutto quanto perso, tranne l'audio ovviamente perché è registrato a parte. Ma non abbattiamoci e ricominciamo per la seconda volta, anzi per me la 52esima volta questa parte iniziale di gioco, che palle! Beh ragazzi, rispieghiamo di nuovo quello che volevo dirvi per questa serie. Praticamente all'inizio faremo, non essendoci in mod purtroppo perché ho dovuto toglierle tutte, purtroppo, una serie a parte, questa qui, per quanto riguarda sia la storia principale sia le gilde, le quattro gilde, quindi assassino, guerriero, mago e ladro, e poi un'altra serie a parte con tutte le mod per cazzeggiare liberamente. Beh dai, questa parte la sapete e lo so anche io, quindi per cortesia andiamo avanti. Dove ci stanno portando? Come dissi la prima volta, non prendere so la pizza! Beh ragazzi, ovviamente per quanto riguarda la Special Edition di Skyrim sono modificate molte cose, come alberi, luce e tante altre cose interessanti, ma ovviamente con un mod era meglio, che tristezza. Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. Maledetti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Beh, il generale Tullius sarebbe il capo degli imperiali, mentre i Talmor gli elfi cattivi. E io ovviamente sto con il manto della tempesta perché mi sono più simpatici, guarda che faccina. Questa è Elger. Da ragazzo le mura e le... Beh, intanto mi sta parlando della sua trascorsa vita e quindi di come lo molestavano, maltrattavano e probabilmente anche stupravano. Mi spiace, Ralph. Perché ci fermiamo? Secondo te? Fine del percorso. Tan tan tan! Non è cortese fare attendere il... Perché guardi me? Affronta la morte con coraggio, brigante! Esatto, brigante! Devi dirglielo! Non eravamo con te! Questo è un errore! Cavallo, mi scusi, ma che sta facendo? Cavallo? A quanto pare ha spostato anche quell'uomo il cavallo, ma bravo! Teletrasporto? È un mago? Guarda quel povero uomo! Non so dove mettersi! No, non sono arrivato! Vabbè, Skyrim! Non voglio morire! Arcieri! Adesso ci crepa. Bam. Un altro vuole discutere? Ci sono io, ci sono io. Cavallo, basta, mi metti inquietudine così. Cavallo? Cavallo? Che c'è? Cavallo, ti prego. Quel nasino lì a sinistra poi. Vorrei fare un mago distruttore e guerriero allo stesso tempo, con quindi due pugnali e la furtività e l'arco. Mamma mia quanto è brutto. Il più indicato sarebbe l'elfo alto, l'elfo dei boschi, l'elfo scuro, l'imperiale. Ma no, che dite? Se non è indicato l'orco, lo facciamo nero perché siamo razzisti. Non so voi ragazzi, ma cazzo se gli orchi avevano indovinato lo stile dei capelli d'oggi. E ragazzi, è fatta. Come lo chiameremo? Ma ovviamente Carlino il birichino. Cavallo, ok, ho capito. Non picchiarmi, ti prego. Come sei finito qui? Non lo so, chiedilo al cavallo, mi metti inquietudine così, basta. Aiuto, vi prego. Finisce sul ceppo come gli altri. Troia, e quello fai teletrasporti, va bene. Preferivo le mod a sto punto. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino. Ho capito, ma mi levi sto cavallo, per cortesia. Qui il capitano, prigioniero. Cavallo, mi dispiace, è stata una bella avventura amorosa. Adesso devo andare però, eh. Signora? Signora? Mantenga le distanze. Ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Mente ovviamente, ha fatto un duello regolare usando ovviamente il Tuum, il potere della voce, ma dettagli. Che le benedizioni degli otto divini vi... Per amor di Talo, fa silenzio e facciamo la... Sale della... Questo idiota, se avesse aspettato un po' di più sarebbe stato salvo. Quello è il Bruncio? Tutti uguali, mamma mia, fotocopie. Ralof come butta? Sorride lui. Creazione delle angurie. Prima di tutto si spreme la polpa e si taglia l'anguria in questo modo. Non è proprio la stessa cosa, ma... Che tristezza. Si muove ancora. Pavaldo nella morte come in vita. Eh sì. Portatemi l'orco! Razzista! No, lo hai sentito? No, è un ragnetto. Sul ceppo, prigioniero. E niente scherzi. Sono ammanettato, cosa vuoi che faccia? Al massimo posso sputarti in un occhio, ma non servirebbe molto. Oppure sì. Ma proprio qui, dai, potevi almeno togliere la testa. C'è un drago, c'è un drago! Voltati! Sei un coglione. Ho detto che c'è un drago, c'è un drago. Help! Fuggite, sciocchi! È molto interessante guardare un pavimento, ma dovremmo andare, sai come... Ok, andiamo, corri, corri! Carlino, corri! È una mannequin challenge, per caso. Sto vedendo una cosa molto omosessuale qua. Beh, vabbè, le leggende non bruciano villaggi, bla bla bla. Corri su per le scale e... Oh mio Dio, c'è un drago! Sta sputando fuoco, vediamo com'è. Accecca un po' gli occhi, però dai, almeno non si bug. Devi saltare sulla casa e bla bla bla. Posso rubare questi idromiele, ma dai. Bambino, spostati, sono immortale in questo momento. Come va? Eh sì, bello guardare i muri. Il treno è sempre bello. Come bello! Come
bello! È impressionante! Però l'altra volta c'erano più vagoni. Vabbè, insomma, il treno è sempre il treno, eh. È sempre bello il treno. Eh sì, il treno è bello. Signora, tutto a posto? Posso... Vabbè, andiamo, va. Oh no, c'è dell'erba in fiamme! A disdetta della mia natura andrò con gli imperiali, perché gli imperiali sono più bastardi e questo personaggio lo vorrei fare abbastanza bastardo. Salve! Mi sleghi, per cortesia. Slegami. Ha paura. Slegami. Grazie. Ecco, beh, dai. Vado a vedere se niente male, mi piace. Farei meglio indossare quella corazza. E neanche un paio di fendenti con quella. Ho capito, spada. Non fare il babysitter. Oh, guarda, un secchio. Può essermi favorevole. Davanti, da questa parte. Fermati! Devo usare l'arte arcana del secchio. Olè. Tutto della tempesta. Affanculo. Pezzente. Possiamo ragionare? Ma no, 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 scherzavo, eh. Dove va? Dove va? Non vedo. Va bene. Questa è magia. E questo è un infilzamento nel culo. Perché c'è un carrello in fiamme? Ora mi spieghi perché c'è un carrello in fiamme. Oh mio Dio, dei cavoli! Fermi, fermi. Dove slitta? Attenzione, il pilota si appresta. Formula 1. Proprio lui scende le scale e si rompe un piede. Funesto il carrello. Con quale voce? Vado, vado! Ma scherzavo io. Sono furtivo. Sono assolutamente furtivo. Ralof di merda. Bitch. Sì, sì, so già tutto di qui, non ti preoccupare. Giovanni, ho fatto, andiamo. Oh no, ti ucciderò. Sto sbagliando persona, ma non fa niente. Scusate, scusate. Ah, tu, assalitore di puttane e galline. Non vivrai. Vedi se riesci ad aprirlo con qualche grimaldello. Il corpo? Sei un cazzo di psicopatico. Ed ecco a voi, ragazzi, la parte più difficile di Skyrim. Scassinare, è davvero una cosa... salve mago, devo rubarti un po' di cose. Ma quanto è tenero. Oh mio Dio. Sensuale. Con calma, signora, non si affatichi. Surprise, motherfucker. Ah, sei morto. Cosa è successo? Gli è venuto un infarto? Ho una tecnica infallibile contro questi. Tua madre era un ragno. Yes. Oh no, il nostro amico è deceduto. Sarà svenuto, troppi hamburger. Oh no, anche un altro nostro amico è svenuto. Vado a controllare. Il mio occhio! Carl, i nostri bambini sono morti? Ma non dire sciocchezze. Tesoro? Oh, e la dolce famigliola è morta. Basta stronzate, andiamo avanti, va. Il Modadova Kin, caro ciccioloso avversario, muori. E via verso nuovi orizzonti. Salviamo prima che non si sa mai. Ed eccoci qua nel mondo incontaminato e bellissimo di Skyrim. Certo, con le mod era meglio, ma comunque ce la facciamo bastare. Perché comunque qui le pietre erano più belle, gli alberi erano più folti, l'acqua era più acqua, non era melma gelatinosa blu. Beh, il cielo è il cielo, non cambia mica. Ragazzi, andiamo ad esplorare questo vasto mondo. Sì, sì, ciao Alvor, sta ancora a parlare quello. Oh, guarda il tumulo. Oh no, nelle mod c'erano anche cartelli stradali veritieri. Adesso mentono. Ragazzi, dovremmo prendere la pietra del mago, ma io prendo quella del ladro perché così livellano tutte e due. Ovviamente, cosa fa la pietra? Ti fa livellare più velocemente con un determinato tipo di abilità. Ma bella, bella lo stesso l'acqua, non è cambiata di molto. Posso ritenermi soddisfatto anche senza le mod. Dei salmoni, lupi di merda. Ma vaffanculo. Le fiamme di Dio vi benediranno. Forse no. Beh, comunque ragazzi, devo dirvi la verità. Queste mod, o comunque quello che hanno fatto per la Special Edition, anche senza mod, è davvero bellissimo. La natura mi piace tanto. E ovviamente i personaggi sono un po' a cazzo di cane e brutti. Ma la natura è davvero un'altra cosa. E siamo arrivati a Riverwood. O Riverwood. O uomo che cammina con piedi a patata. Uomini con piedi con patate. Ma vecle piedi, vecle donne patate con piedi. Fonde terra, vecle piedi. Wow, formidabile, un pollo. Pollo? Un pollo! Meglio di no, ho brutti trascorsi. Fabbro, mi serve il fabbro. Sei tu il fabbro? Perché mi guardi così? Advar dice che puoi aiutarmi. Sì, è stato visto un drago, un mio amico. Sto dicendo praticamente che c'è un drago e che noi dobbiamo avvisare lo Jarl per fargli capire, appunto. Ma basta, stai zitto. Lo Jarl sarebbe il re della città qua a fianco più grande. Che cosa vendi, avventuriero? Delle frecce sono sempre ben accette, sai com'è? I miei soldi! Ragazzi, allora vado via, tolgo il disturbo. Un drago! Ho visto un drago! Era grande come la montagna e nero come la notte. Vabbè, si è fatta poeta la gente qua in mezzo. Cane, vai bene col pene lì dentro? Con le nuove mod potevo anche uccidere i bambini ed ora? Ora posso parlargli. Ho sentito Lucan gridare che un ladro era entrato nella sua bottega. Non ero io, lo giuro. Stai mentendo? Bobby, dimmi. Va bene. Concordo. Lucan? Non so cosa ti abbiano detto. È successo qualcosa? Ti prenderò quell'ornamento in oro massiccio che si trova nella missione principale. Vendi incantesimi, già che ci siamo. Non ho un soldo, scherzavo. Ma perché quella bocca? Mi scusi?
Signore, beh, vado via. Sì, d'accordo. Non ti preoccupare, faccio tutto, sì, Hai visto? Adesso salvo e mi appropinquo a rubare un po' tutto. È stato davvero molto gentile, grazie della sua permanenza. Vado via. Andiamo a Whiterun, la città principale. Ragazzi, il video principale, quello che avevo fatto inizialmente, che sono arrivato a Whiterun, era venuto anche parecchio bene. Ma porca puttana, perché il video non me l'hai salvato? Crash di merda! Così sembra che ce l'abbia con Crash Bandicoot, però. Rob, si faccia vedere. Chi abbiamo qui? Tu sei Rob, ma che bella fanciulla. Tu sei Rob, che stupido nome. E il tuo nome è? Aria. Tu sei Rob, tu sei Rob. Chi ti ha messo questo nome? Qualche idiota balbuziente? Ti osservo dai meandri e al momento opportuno... Nella gamba, tutto pixellato ma mi piace. E qui dovrebbe esserci un gigante tecnicamente. Eccolo, così, così. Ma poi anche così. Bene, è tutto risolto. Ma non grazie. Ma vaffanculo. Ci mancava qualcun altro che si vantasse di ciò che ha fatto. Sembra uno spreco di tempo, vai a cagare, signore. Le mie frecce. In ogni caso, quelli erano i compagni, che faremo ovviamente anche loro. Gentiluomo di campagna, mi servirebbe un cavallo. Ho capito, va, alla vecchia maniera. Ho solo preso il cavallo in prestito. Ti sei arrabbiato? Vedi? Non sei arrabbiato. Questo vuol dire che il cavallo è mio. Madre di Dio, forse faccio più veloce a piedi. Salve! Mi dica. Come funziona? Io non capisco. La città è chiusa per via dei draghi. Sono ammessi solo coloro che hanno impegni ufficiali. Ma guarda, ci sono novità da Helgen sull'attacco del drago. Va bene, ma sappi che ti terremo d'occhio. Le guardie migliori del mondo. È come vedere un tizio con la barba lunga, capelli folti, cappello in testa, armamento bombario addosso, vai vicino alla porta e fai... No, scusi, c'è mio figlio a scuola, eh. Ah, va bene, passa, passa. E siamo a Whiterun, finalmente. Ehi, attenzione! Ma guarda dove vai, Manigoldo. Mamma mia! Ah, il nostro vecchio amichetto che venera Talos, vaffanculo. Però la benedizione me la piglio uguale. Però le mani sono bruttissime, eh. E qui siamo a Dragonreach, dobbiamo chiedere a Luyara alcune cose. Ma prima eludiamo questa signora di una sicurezza innata, guarda. Hai visto? Un drago ha distrutto Helgen. Alvor teme che adesso tocchi a Riverwood. Alvor? Il fabbro, vero? Un tipo affidabile. Hai la certezza che Helgen sia stata distrutta da un drago? Sì, l'ho visto benissimo mentre gli imperiali cercavano di tagliarmi la testa. Davvero? Non si può dire che tu non sia onesto sul tuo passato criminale. Ma vaffanculo. Il drago ha distrutto Helgen e l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Per Ismir, Irelet aveva ragione. Quanti nomi africani qua. Cosa però. Dici ora, Proventus? Proventus, per chi non ti accontento. Mentre voi parlottate di questo, io vado un attimo nel fuocarello, eh. Ah, come si sta caldi qua. Ah, bitches! Jarl, ho fatto, mi serve una ricompensa ora. Dove sono? Sto volando. Come segno della mia gratitudine. Grazie, ma non mi serve una cippa. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Vuoi dire che ce l'ho grande? Avanti. Troviamo Farengar, il mio mago di corte. Farengar mi manda lo Jarl. Cosa? Che progetto? Pensi di potermi aiutare? Io non credo proprio. Vuoi la rissa? Lo Jarl si trova nel grande salone, probabilmente seduto sul trono dello Jarl. Di certo non è qui, nel laboratorio di un mago. Farengar. Quello è un sosia per caso, fammi capire. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi. Dimmi solo cosa vuoi che faccia. Iniziare la tua avventura. Eccellente. Prima si comincia, prima si finisce, no? Sì. Sembra che questo di nuovo, che palle. Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle cascate tristi. Ci vado, mi fai passare, pezzo di merda, devo andare al tumulo. Bambino, dimmi, cosa vuoi per Natale? Mio padre dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada, quindi mi alleno con i pugni. Va bene, vado via. C'è un pollo! Carlino, dai, non farti prendere dal panico. So che è la tua prima missione, ma ce la faremo. Un altro pollo! Pollo! Giuro che sembra un ebete. Una lucciola! Ok, cazzarola se il viaggio è lungo. Proverei un approccio molto stealth. Ma scherzavo, guarda, io stavo andando via. Anatra! Uno scontro tra arcieri all'ultimo sangue. Mi sono rotto i coglioni. Wow, formidabile questo primo piano inutile. Pulcinella. Fuck. Beach! Nel collo. Tutto questo per un cazzo di baule. Dentro c'è... Mi sarei aspettato di meglio. Tumulo delle cascate tristi, nuova scoperta. Mi ero dimenticato il livello, sorry. Il primo punto lo butterei, come faccio sempre, sulla furtività. Passate, giovanotti, passate. Oh cazzo. Brucia, animale. Ah!
Fatality. Il lato positivo, molte frecce. Ah, accetto scommesse, sono un cecchino. Ma dai, non c'è nessuno, non preoccupare. Vabbè, se non era un Eddie Shot questo. Le urne contengono sempre il sapere più grande, l'oro. Guardate un po' chi c'è, una preda, un uccellaccio. Ma no, a quanto vedo ti piace il fuoco. Ragazzi, gli enigmi più difficili del mondo, quale sarà mai la password? Mica sarà serpente, serpente, balena. Proviamo. Ma guarda un po', leggi ladro. Borseggiare. Skiver, sto arrivando. Arrivo. Ah, ma dove? Ratti di merda. Hai contato la malattia? Bene, cos'è? Scasso e borseggio ridotti. Scassinare e borseggiare è più difficile del 25%. Ma in base a quale deduzione logica un ratto ti morde e non riesce a scassinare? C'è una ragnatela. Un ragno. Uccidilo! Uccidilo! Ho capito, se aspetti un attimo. Cucciolotto? Ultimo colpicino e... alla zampa, non si capisce, non si capisce. Ragazzi, è inutile che parlo con sto tizio, tanto sapete già che è un figlio di puttana, ha rubato appunto l'ornamento e se la vuole svignare, ma no, non lo farai. Eccolo qua. E da qui appunto si collega a quella missione che avevamo fatto all'interno dell'emporio di Riverwood. Che bello i Draugr. Ma neanche a morire, guarda. Dove va? Dove va? Voi vi starete chiedendo, Zero, ma che è successo? Ma intanto sono tutti scemi qua. No! È sparito il cadavere, ma ha lasciato la spada. Come va? Tutto bene? È ovviamente questa trappolina qui che nessuno vede perché sono decerebrati mentali. Oh! Oh mio Dio! Ti spacco le narici! Questo è un tantino forte, quindi utilizziamo ovviamente un'altra tattica. Scappa, scappa, Johnny! Combattimento clandestino? Vinco io, eh? Sorry, non sono un idiota. Guardate, sembra dire non mi picchiare. Trappole mortali. Aia. Nel pene ho visto. E tu subirai la stessa sorte. Ah. Beh, che sto andando un po' in fiamme, scusi il disagio. Ce la fa. E vai di furtività, bitch. O guarda dei funghi allucinogeni. Non c'è mai che facciamo un bel party hard qua. Scassiniamo e troviamo all'interno del fantomatico baule un cazzo di niente. Tu non puoi passare. Tu. Forse un tantino puoi, ma poco poco. Hey ghoul. Venga, venga. Bravo. Ave o Marie. Quest'oggi ho battuto il mio record. 4 ore di registrazione filate. Ma dove trovo il modo per aprire questa fantomatica porta? È semplice, ragazzi. Io non ho mai capito, sono sempre andato o a Tentoni o su internet. Ma quest'oggi ho capito. Sull'artiglio del cazzo. Siete pronti all'inevitabile scontro con il Draugr più forte che voi, che voi abbiate mai incontrato? Basta, basta pipistrelli, ho capito. Lì c'è il Fus Roda, la parola del potere, l'urlo del sangue di drago. Ma prima direi di spulciare un attimino qui. Ok, rubare un attimino qui. Controllare se il sarcofago è chiuso bene saltellandoci un paio di volte ripetutamente, sai com'è. E adesso siamo pronti. Potere, vieni a me. Oh sì. Sembra me lo stia incaprettando, ma comunque. Bene, prima o poi lo ammazzeremo. Ah, shot this bitch. Sempre con delle mosse molto ambigue. Pietra del drago con peso 25, mocca mammita. Abbiamo finito il dungeon, sapete perché? Ecco, quella canzoncina. Ci ho messo anni per capirlo, ma poi l'illuminazione si è vista. E la luce che inebria i nostri occhi, che non si capisce da dove provenga, dovrebbe esserci una finestra qui, ma va bene. Ed eccola qui, la via di uscita, la via di fuga! E siamo qua, nella notte più tenebrosa di Skyrim, pronti per la prossima missione che faremo in un prossimo episodio. Ragazzi, spero che questo primo episodio di Skyrim vi sia piaciuto. Ovviamente sarà l'unico episodio in cui vi farò i saluti, perché di solito vi mando a fanculo e basta. Ma comunque ci ho messo tutto il mio per fare questo episodio, spero vi piaccia, spero che apprezziate ovviamente la serie che ne uscirà fuori e anche la nuova serie che potrei far uscire non so quando, non so come, non so dove, sullo sporadico cazzeggio di Skyrim con le mod. Faremo anche i 4 o 3 DLC, non mi ricordo quanti ne sono, di Skyrim. Detto ciò, mi dispiace anche se non sono stato molto esaustivo con le parole, molto pratico, molto sveglio anche perché sono qui da 4 ore che sto registrando, quindi sapete com'è, un po' di sonno arriva. Avrei voluto farlo tutto d'un fiato questo primo episodio per farvi godere meglio l'esperienza di Skyrim, ma a quanto pare le fottute mod ci hanno dato dentro e mi hanno fatto crashare il gioco. Ma non preoccupatevi, perché entro Natale vi prenderò l'aggeggino per registrare, quindi l'Avermedia Game Capture Lite o come cazzo si chiama, quindi non avremo più problemi di questo tipo. E detto ciò, ragazzi, alla prossima, al prossimo episodio di Skyrim, dove diventeremo dei Dovahkiin.
Violenza proprio. Voi signori? Va bene, questa scelta così sporadica di questi NPC di fare le cose alle porte della prossima missione.